Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianni Iorio e sono una guida di mountain bike. Molti seguono il mio canale YouTube I Sentieri di Black e mi conoscono come Black Devil. Oggi sono stato invitato, e per questo lo ringrazio, da Gabriele Bovo e da Luca Abrate, direzione Sistemi Naturali della città metropolitana di Torino e assessore al comune di Pio Sasco, Sport e territorio. Sport e territorio. Quello che vi presenterò oggi sono alcuni comportamenti che sono da tenere e da seguire quando facciamo le nostre escursioni in mountain bike. Questo codice di condotta è dettato dalle norme IMBA, International Mountain Bicycling Association. Vi indicherò alcune regole da seguire, alcuni comportamenti da tenere per fare le nostre escursioni in sicurezza sul territorio, rispettando anche gli altri che incontreremo, che siano cicloescursionisti o escursionisti. Queste regole vanno ovviamente rispettate su tutto il territorio, ma in particolare all'interno delle aree protette, dei siti della rete Natura 2000, sia di città metropolitana che della regione Piemonte. In particolare quest'oggi abbiamo invitato Gianni Iorio nel Parco Naturale del Monte San Giorgio, per il quale stiamo elaborando all'interno del tavolo del parco, in collaborazione con Città Metropolitana, un protocollo di gestione sostenibile. Questo video e queste regole IMBA verranno incluse in questo protocollo che permetterà una fruizione più sostenibile dei nostri sentieri. Il nostro sport si sta diffondendo sempre di più e l'avvento della bici elettrica ha ulteriormente ampliato il parco degli utilizzatori. Ci sono però dei comportamenti da seguire che non tutti conoscono. Questo codice di condotta è dettato dalle norme IMBA, International Mountain Bicycling Association. Oggi vi indicherò le più importanti e vi darò altri utili suggerimenti per affrontare le nostre uscite in sicurezza, rispettando così anche gli altri utilizzatori che incontreremo. Regola numero 1: dare sempre la precedenza agli escursionisti. Buona. Prego. Buongiorno, buongiorno. Strumento. Regola numero 2. Facciamo sempre sapere a chi incontreremo sul sentiero la nostra presenza. Un cenno, un saluto amichevole, un tocco di campanello è sempre cosa garbata e gentile. Buongiorno. Ciao, Grazie. ciao, buona passeggiata. Grazie. Buongiorno, buona passeggiata. Grazie. Rallentiamo, usiamo sempre la massima cautela nell'avvicinarsi agli escursionisti. E se li troviamo in salita, fermiamoci, aspettiamo che salgano e poi noi continuiamo durante la nostra discesa. Il rispetto reciproco è importantissimo, ma ricordatevi sempre che la precedenza sui sentieri è sempre degli escursionisti e mai dei ciclisti. Regola numero 3. Evitiamo sentieri e strade non accessibili o d'accesso limitato solo ai pedoni. Rispettiamo le proprietà private. Le aree di interesse naturalistico sono vietate o limitate al transito delle biciclette. Cosa molto importante, il modo in cui viene usata la bicicletta condizionerà le normative di enti addette alla sorveglianza del territorio. Quindi fate sempre molta attenzione. Tornando al discorso che vi facevo prima sui sentieri autorizzati e non autorizzati, Gabriele giustamente ci diceva Allora, questo in è uno programma dei sentieri che è in programma di essere chiuso perché è alle bici. pericoloso alle biciclette, naturalmente, è aperto ai pedoni, è pericoloso perché ha dei tratti che sono stati scalinati e c'è una forte erosione per le piogge. Quindi questo è uno di quelli che verrà dedicato esclusivamente al percorso trekking. Ecco, quindi quello di cui stiamo parlando è quella che va a Cava di San Valeriano che scende di qui. Non c'è ancora l'apposita segnaletica, ma più avanti verrà posta appunto la segnaletica con divieto alle mountain bike. Regola numero 4. Richiudete sempre il cancello aperto nel transitare nelle proprietà di qualcuno. Regola numero 5. Non lasciamo alcun rifiuto a seguito del nostro passaggio e se possibile raccogliamo anche quelli lasciati dagli altri. Regola numero 6. Non infastidiamo gli animali. Tutti gli animali sono spaventati da un approccio improvviso o da rumori molesti. Specialmente con i cavalli, informiamo sempre il cavaliere delle nostre intenzioni di sorpassare. Correre in bici selvaggiamente, irrispettosi della natura, è una grave mancanza di etica e di morale. Ciao, grazie. Ciao. Regola numero 7. Programmiamo le uscite senza avventurarci mai su sentieri ignoti.
Dotatevi anche di un GPS per affrontare le vostre escursioni, mentre non utilizzate uno smartphone che deve essere usato semplicemente per telefonare. Per di più, in montagna in alcuni punti non c'è copertura telefonica, mentre la copertura satellitare è sempre assicurata. Siamo alla conclusione di queste poche regole che vi ho voluto dare. Quello che mi preme però sottolineare ancora una volta è di rispettare sempre gli escursionisti. E utilizziamo i sentieri autorizzati alle bici, specialmente adesso che c'è l'esplosione delle bici elettriche, dove ci sono ancora più amanti di questo sport che si stanno avvicinando. Rispettiamo queste regole, non andiamo a complicarci ulteriormente la vita, specialmente all'interno di aree protette e parchi naturali. Utilizziamo i sentieri autorizzati alle bici e non utilizziamo quelli vietati. Un ringraziamento inoltre per avermi invitato a Gabriele Bovo, dirigente Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino, e a Luca Abrate, assessore ambiente del Comune di Piossasco. Un saluto a tutti e un ringraziamento da Black. Ciao.